si affrontano sul sintetico di Via Sogare a GSM Verona e Grafi Studio Pordenone per la 22esima giornata del massimo campionato femminile. Gialloblu che vogliono la vittoria per consolidare il quarto posto, neroverdi alla ricerca di punti per tenersi lontane dalla zona play-out. Il tecnico scaligero Longega ritrova il portierone Hoekstrom, ma deve rinunciare all'influenzata Salvai che si aggiunge alle infortunate Masonne e Ramera. Il tecnico friulano Toffolo non può disporre dell'ex Fazio, sostituita tra i pali da un'altra ex Aliquò. Con vento e pioggia incessanti, le gialloblu partono forte e passano in vantaggio dopo 3 minuti. Capitan Gabbiadini va via sulla destra, si accentra, entra in area e batte Aliquò con un fendente sul secondo palo. Le scaligere continuano a spingere e sugli sviluppi di un calcio d'angolo ci provano con l'incornata di Carson parata da Aliquò. Al 21esimo il meritato raddoppio veronese, la giovane Martina Gelmetti dal limite dell'area fa partire una gran conclusione che non lascia scampo al portiere friulano. Momento d'oro per la 18enne punta veronese. Ci prova anche Michela Ledri che chiama Aliquò alla difficile respinta. Sopraggiunge Veronica Napoli ma l'italo-statunitense calcia un diagonale a lato. In apertura di ripresa da una ripartenza devastante di Veronica Napoli arriva la terza rete scaligera. Napoli dalla sinistra entra in velocità e coglie in pieno la traversa. Riprende Gabbiadini che con una rovesciata acrobatica mette dentro. Trascorrono solamente 2 minuti e arriva anche la rete del poker scaligero. Gelmetti tenta la deviazione di tacco, carambola tra portiere e difensore con sfera che termina in rete. Il Verona si porta sul 5-0 con la neo entrata Carlotta Baldo che da fuori area insacca con la complicità del portiere. Numero 1 friulana che si riscatta poco dopo andando a deviare sopra la traversa l'incornata ravvicinata di Gelmetti. La punta tascabile del Verona sigla il gol della doppietta personale andando a deviare la conclusione di Capitan Gabbiadini. Non è ancora finita perché il Verona appare di un'altra categoria e le gialloblu confezionano anche la rete numero 7 con Veronica Napoli tra le migliori in campo. Al triplice fischio finale sono 7 le reti inflitte al Pordenone da un Verona oggi devastante. Ora la sosta per lasciare spazio alla nazionale. Una pausa che risulta utile al team gialloblu per recuperare le infortunate e ripresentarsi pronto per il rush finale della stagione.